allora gli vorrei dire, perché in questa campagna elettorale, anziché aggregarsi la sinistra e la destra, insomma, sembrava che l'UDC finché era contro era la reazione, invece mo si alleano e diventa il progresso, e Alaia, che era il progresso, diventa... non è così. Allora vorrei ricordargli che alcuni anni fa io sono stato invitato nel mandamento di Lauro e facciamo una riflessione seria che io vorrei riproporre stasera. Qual era la riflessione? Nel passato la storia ci ha, come dire, fatto capire che il processo di unificazione aveva come riferimento alto lo Stato. Cioè la unificazione del paese ha avuto come traguardo lo Stato nazionale. La nazione e lo Stato nazionale sono stati due strumenti di unificazione della realtà, delle realtà nazionali. Adesso questo traguardo non c'è più. Il limite nazionale è, come dire, ricorda una distinzione, ma non è più l'orizzonte. L'orizzonte è la dimensione internazionale. Noi diciamo l'Europa. Diciamo l'Europa per dire una cosa prossima, ma non è che sia la cosa. Oggi la politica ha dimensione mondiale e pone problemi enormi, pone problemi e di crescita e di equilibrio e di pace. Stiamo attenti. Cioè immaginare che questo mondo possa conservare la sua esistenza come è avvenuta negli ultimi 50 anni, sia pure nell'equilibrio del terrore, ma conservando la pace, non è più garantito. Non è che sia impossibile, non è che bisogna fare la guerra per forza, però noi siamo in presenza di tensioni ingovernabili. L'orizzonte è diventato alto. Ma vi capita che quando dovete guardare in un punto che non riconoscete perdete l'equilibrio? Capita pure a voi. Io se parlo non con le spalle protette non riesco. Io studiare con le spalle alla porta non ci riuscivo. Avevo bisogno di un cerchio di riferimento. Soffro di vertigini. E quindi, però è normalmente così. Adesso che succede? Che mentre da una parte l'orizzonte è diventato infinito, pensate se 50 anni fa noi ci preoccupavamo di quello che capitava in Cina, in Indonesia, insomma, già Napoli era un altro mondo, immaginare, oggi no, oggi siamo presenti nel mondo, con la testa. Questo esige però che per vivere abbiamo bisogno di un punto di appoggio che non è più la persona singola, è la comunità. Diversamente diventiamo sbalestrati. Il punto di sostegno alla nostra vita è dato dall'arricchimento della comunità. L'individuo diventa persona, non è solo una parola, è un modo di essere. Noi cominciamo a capire che per essere liberi, autonomi e veri abbiamo bisogno di partecipare alla vita degli altri, non di ingiuciare, come si dice, no, di solidarietà. Per cui il problema di chi vive a Sperone è uguale al problema di chi vive ad Avella, di chi vive, e questa cosa la gente l'avverte più di quando noi non immaginiamo. Allora sorge il problema di recuperare il valore della comunità. Che significa? Lo dico a Napolitano. Prima avevamo certezze. Le motivazioni ideologiche, che vengono liquidate con molta superficialità, erano una ragione di vita. Senza una ragione di vita noi non possiamo avere un futuro. Nessuno si impegnerebbe se non avesse un traguardo da raggiungere. Ora questo diventa più lontano e allora abbiamo bisogno di recuperare nella storia nostra i valori della tradizione, non per ricordare, ma perché i valori della tradizione erano una ragione di sicurezza. Avere il vicino che è vicino, una ragione di sicurezza, avere un amico di cui fidarsi. E questo quando nasce, non quando qualcuno predica, ma quando ognuno è convinto che facendo qualcosa gli serve.
Il paradosso è che quello che noi doniamo serve a noi per la nostra sicurezza. Allora, ricostituire la comunità è l'obiettivo che io ho spiegato a Vittorio, che mi sembrava avesse capito. Tanto che lui, quando diventa segretario del PD, parla delle 100 irpinie. Evidentemente aveva capito la sigla, ma gli mancava la motivazione della musica. Allora, perché non cogliere questa preoccupazione? Allora, la preoccupazione di ricomporre le comunità non ci porta più a dire se napoletano era o non, no, ci porta a distinguerci non perché siamo diversi, ma ci porta a distinguere perché sullo stesso problema noi dialoghiamo per vedere a chi lo risolve meglio. Io lo dico sempre, come due medici che rispettano il paziente quando fanno il consulto, se aiutano ad aiutare il paziente, non a litigare sul paziente. Allora la lotta politica non può essere se Alaia sta bene o no nell'UDC, a parte il fatto che non si capisce gli altri dove stanno, e io questo problema non lo pongo. Ma allora discutiamo molto di più, e questo è legittimo, perché poi la competizione, così, state ben attenti, porta tutti ad interessarsi a risolvere dei problemi della comunità. Qualunque opinione prevalga, risolve il problema, e allora viene meno questa politica fatta di cattiverie, di insulti.